Oggi per la rubrica del venerdì dal sindaco siamo a Castagneto Po, un comune di circa 1700 abitanti sulla collina di Torino, a 20 km circa da Torino ed ha davvero una piccola manciata di chilometri da Chivasso. Da sempre Castagneto Po è famoso per il suo clima mite, salubre, tant'è che negli anni passati è stato sempre considerato un centro importante per la villeggiatura. Ancora oggi sul territorio di Castagneto sorgono delle bellissime ville nate proprio per questo scopo. Ci accompagna alla scoperta di Castagneto il sindaco Danilo Borca, un appassionato amministratore con una lunga esperienza sulle proprie spalle. Qui dietro a me c'è la riserva naturale del Bosco del Vai, una perla del nostro territorio che cerchiamo di valorizzare e di far apprezzare alle persone che vengono a trovarci nel nostro comune. Nel Bosco del Vai c'è anche la punta più alta del comune di Castagneto Po, che è 583 metri sul livello del mare, che è la cresta del Bosco del Vai. A parte il Bosco del Vai, nel nostro territorio abbiamo anche una chiesa romanica di San Genesio, che risale al 1400, che è stata rifatta nel tempo e noi conserviamo solo più le abside e il campanile come originali della prima costruzione. Questo nostro monumento viene a far parte del circuito romanico delle chiese romaniche della collina. Il nostro comune è definito anche un comune turistico e proprio per questo c'è la presenza di molte ville che vengono usate come seconde case, molte ville importanti che in questo momento, essendo di privati, non sono rare, ma due le devo evidenziare. Uno è Villa Ceriana, detta anche il Castello di Castagneto, che si affaccia su Chivasso, di proprietà della Croce Rossa Italiana. L'altra, che è Villa Cimena, che è di proprietà di un imprenditore torinese che è in fase di ristrutturazione e che affaccia su Torino e San Raffaele. Durante il periodo estivo si svolgono sul nostro territorio diverse feste. Le più importanti sono la festa patronale, che si svolge la prima domenica di settembre, la festa di San Genesio, che si svolge la seconda domenica di maggio, la Stramangiando, che è un percorso itinerario delle nostre colline con delle tappe gastronomiche, e il Trail delle Colline. Questo trail viene organizzato dalla sezione di Chivasso e si può partecipare in tre modi diversi, facendo un percorso da 28 km, un percorso da 15 km competitivo e un percorso ecosostenibile di circa 6 km. Essendo il nostro comune molto vicino a Chivasso e a Torino, lo vorremmo portare come comune turistico di prossimità, dove la gente può in pochi minuti raggiungere un comune che è sostenibile sotto tutti i punti di vista.